Sarà disponibile dal 9 giugno su tutti i digital store. È il nuovo singolo El Barnesi della storica Bugaron Band fanese, nata nel 1988, che quest'anno festeggia i 35 anni di attività artistico-musicale. E li festeggia con un brano dalle pronunciate sonorità rock e dai significati filosofici. Non è un bar, descrivete voi, ma un luogo in cui si riuniscono, vi riunite, gustando cibo e vino di qualità e discutendo di argomenti profondi. Sì, è un luogo dell'anima, cioè un luogo che non esiste, non c'è. È tutte le volte che siamo insieme. Tutte le volte che siamo insieme in qualsiasi posto siamo al Barnesi, che è questo posto appunto immaginario che io ho immaginato proprio sfuggire a tutte quelle che sono le categorie con cui noi conosciamo le cose, spazio, tempo, principio di casualità e quindi un luogo staccato anche forse dalla realtà, però quando siamo insieme siamo lì. La canzone, interpretata in dialetto fanese e prodotta dalla nuova new entry Nicolò Serafini, vuole essere un inno alla libertà di pensiero, con sottotesti profondi e al tempo stesso divertenti, carichi della tipica ironia del dialetto portolotto. Senti, che cos'è il dialetto portolotto fanese? Il purtulot è il dialetto del porto di Fano, che si differenzia, come insomma sanno quelli che un pochettino il dialetto lo studiano, dal dialetto del selciato, cioè del centro città, al dialetto delle campagne. Ci sono delle differenze a volte anche sostanziali, cioè le A diventano E o le E diventano A, noi diciamo El Mar, in città dicono El Mar con la A, eccetera eccetera. Ha anche un modo di cantilenare molto particolare. Noi siamo fondamentalmente portolotti e parliamo quel dialetto lì. El Barnesi et lament, cumper improvisament. El Barnesi et decor, e tocca chi appella al vol. Il singolo si propone al pubblico come un'ulteriore metafora che da sempre accompagna la vasta discografia dei Bugaron, uno spazio metafisico che appare e scompare, per poi tornare sfuggendo al concetto di tempo e casualità. Qual è l'affinità tra il pensiero filosofico di questi, appunto, di questi nomi importanti e la vostra musica? Io sono un appassionato di filosofia, quindi gli ultimi pezzi, quello che sto scrivendo ultimamente, è molto influenzato da questo. In questo caso proprio le categorie kantiane di spazio-tempo, no, con cui noi conosciamo le cose, io cerco di superarle, diciamo così, immaginando questo luogo che poi è reale perché tutte le volte che siamo insieme, ma non esiste fisicamente, e quindi ci sono anche immagini come, no, un giardino dove ci sono i tavolini sospesi per aria, cioè un luogo che c'è ma non c'è. Ma la vera peculiarità che da 35 anni caratterizza la Bugaron Band è la passione per il territorio fanese, rendendo questo gruppo testimone di una lunga storia sia musicale che artistica. Lo amiamo molto, la città, ma anche tutta la provincia. L'abbiamo sempre girata tantissimo, abbiamo tanti paesi dove abbiamo amici, dove abbiamo suonato.